marchio DFSK per ora da noi è semi sconosciuto, ma fa parte di quella nuova generazione di brand cinesi che da qui a poco avremo modo di conoscere e apprezzare, come è già capitato con MG e DR. La filosofia è sempre la stessa, si punta sulla qualità e affidabilità del prodotto, proponendo delle vetture complete di tutto a prezzi ultra concorrenziali, quello che i nostri marchi generalisti non fanno più. In poche parole, un low cost ma solo sul prezzo, quello insomma che la gente comune desidera. Una gamma che punta essenzialmente sui SUV, dall'entry level Glory 500, un B-Fuel benzina e GPL che si porta a casa con 17.000 euro, alla top di gamma E5 FEV plug-in hybrid, un maxi SUV alla spina da 7 posti, offerto a 36.000 euro. E in Italia arriva ora con i modelli E5 FEV e Glory 600, le due nuove vetture che vanno ad ampliare l'offerta del brand cinese nel paese. Il prodotto DFSK che abbiamo avuto modo di testare, che abbiamo avuto riscontro anche dai concessionari che stanno lavorando e lavoreranno con noi, ha fatto della qualità dell'assemblaggio, della saldatura, dei materiali, dell'affidabilità il suo punto di forza. Sono vetture che noi abbiamo messo sul mercato a un prezzo molto accattivante, interessante, ma che hanno anche dei contenuti veramente validi, soprattutto, torno a dirlo, nell'affidabilità, nello spazio e nella qualità del prodotto utilizzato per la costruzione delle vetture. L'E5 FEV segna il debutto del marchio DFSK nel segmento dei veicoli ibridi plug-in, offrendo un SUV di segmento D dalle generose dimensioni e con un'autonomia elettrica di 87 km. La combinazione di un motore termico e un'unità elettrica consente di raggiungere un'autonomia complessiva superiore ai 1000 km, perfetta per lunghi viaggi e spostamenti quotidiani a basse emissioni. Con il suo design moderno e interni spaziosi, l'E5 FEV si propone come un veicolo versatile per ogni tipo di utilizzo, senza compromettere né prestazioni né comfort. A bordo la sensazione che offre non è da low cost, ma anzi molto curata nei materiali e nei dettagli, con l'ampio display curvo che racchiude tutte le funzioni. Anche su strada il sistema ibrido plug-in lavora a dovere, in città si viaggia sempre in elettrico e gli oltre 80 km di autonomia assicurano costi di gestione davvero bassi nell'utilizzo quotidiano negli spostamenti casa-lavoro. Per una ricarica completa occorrono circa 4 ore. Nel maxi SUV alla spina, oltre al comfort di bordo, c'è davvero tanto spazio a disposizione e i 7 posti sono reali. Ci è piaciuta anche la dinamica di guida con il binomio motore termico più elettrico che assicurano la giusta verve ad un SUV dalla mola importante. Accanto all'E5 FEV è stato presentato il Glory 600, un SUV di segmento D a 7 posti che si colloca come top di gamma della serie Glory. Equipaggiato con motore 1.5 diesel da 185 cavalli, il Glory 600 combina eleganza e potenza, rendendosi ideale per famiglie numerose o per utilizzi professionali a piano carico come NCC e taxi. Questo modello offre la possibilità di adottare l'alimentazione dual fuel a benzina e GPL, permettendo un risparmio sui costi di carburante e una riduzione delle emissioni inquinanti. Su strada privilegia più il comfort di viaggio che una dinamica di guida brillante, d'altronde la mole si sente e la motorizzazione scelta non privilegia la sportività. Ma a noi onestamente la cosa non dispiace e la scelta del GPL è vincente nei costi di utilizzo. Sì, ok, tutto perfetto, compreso il prezzo, ma poi per il post vendita come siamo messi, si chiedono in tanti. Su questo fronte importantissimo per la serietà di un marchio, China Motor Company, che distribuisce il marchio DFSK in Italia, ha sottolineato l'importanza della rete di vendita nazionale, che conta già circa 100 punti vendita e assistenza e continua a crescere, e l'importanza della garanzia di 5 anni su tutti i modelli.
La gamma DFSK, che include anche i modelli Glory 500, Glory 580 e Glory F5, offre una vasta scelta di motorizzazioni tradizionali GPL, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio, oltre che sul prezzo finale, anche sui costi quotidiani. Con questi nuovi lanci, DFSK punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, proponendo soluzioni di mobilità innovative e convenienti, con uno sguardo anche al futuro, con la City Car Mini e un quadriciclo elettrico a quattro posti che vedremo a breve.